Benvenuto compadre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo in un altro angolo del convento dei frati minori cappuccini qui di San Giovanni Rotondo con il libro Compadre Pio come in una fiaba tra sogno e realtà di padre Pio Capuano, che va un po' a ritagliare alcuni avvenimenti che sono accaduti nella storia di padre Pio partendo dalla sua Pietrelcina, soffermandosi su un'analisi dettagliata su quella che è stata l'esperienza di militare di Francesco Forgione, il soldato Francesco Forgione, perché appunto per lo Stato era il soldato Francesco Forgione, e il frate Pio da Pietrelcina, ma anche il sacerdote qui a San Giovanni Rotondo. Noi vogliamo tornare negli anni di Pietrelcina, quando il giovane frate di Pietrelcina era costretto a sostarvi appunto a casa, in famiglia, perché una strana malattia gli impediva di stare in convento. Bene, ci racconta un episodio alquanto suggestivo e ironico, ma allo stesso tempo che ci fa un po' capire anche la forza del giovane frate, nonostante fosse malaticcio. Durante gli anni 1910-1916 è il periodo in cui padre Pio si trovava a Pietrelcina a causa di una non ben determinata malattia. Successero tanti episodi, chiaramente in tutti questi anni lui frequentava anche la gente di Pietrelcina. Uno di questi è quello molto simpatico, dice padre Pio Capuano, almeno per me, del Forcone, ovvero Mercurio Scocca, l'amico dei tempi di Piana Romana, l'amico d'infanzia del giovane Francesco, si giocava insieme, i due pastorelli che portavano le pecore insieme, insomma aveva una grande amicizia ma anche una grande confidenza. Mercurio era lì a Piana Romana per la Trebbiatura e padre Pio per respirare aria pura. Ecco, lui andava spesso a Piana Romana, si ritagliava anche un piccolo angolo della preghiera, il fratello insieme a papà gli avevano costruito quasi una piccola capanna dove lui sotto questo olmo gigantesco andava a pregare. Ebbene, Mercurio, vedendolo stremato anche per l'eccessivo caldo, scherzando, ebbe un'infelice idea di dirgli: padre Pio, io conosco la causa della tua malattia e ho anche la medicina per farti guarire. E aggiunge, temendo la reazione di padre Pio: te la dirò però a condizione che mi prometti che non mi farai niente. Padre Pio, nella sua ingenuità e sperando di guarire veramente per rientrare in convento, gli disse: e allora dimmi qual è la medicina? Prima di rispondere però Mercurio diede una rapida occhiata per strada per vedere se era sgombra e soprattutto nel caso dovesse scappare. E poi allora spiegò: padre Pio, se vuoi guarire dalla malattia ti devi sposare. Mercurio non aveva ancora terminato questa frase che padre Pio prese subito il forcone che era a terra vicino al covone dove erano entrambi e rincorse il suo compagno senza però raggiungerlo, stremato, malato com'era. L'episodio rimase così impresso nella mente di padre Pio che ogni volta che Mercurio Scocca andava a trovarlo e quindi veniva qui a San Giovanni Rotondo, racconta padre Pio Capuano, padre Pio stesso gli raccontava che gli doveva ancora dare una forcata.